75 anni fa la liberazione di Auschwitz. Questa sera andiamo nella città bosniaca di Sarajevo, che ha ospitato per secoli una delle più antiche comunità ebraiche. L'occupazione nazista arrivò anche qui, ma gli ebrei trovarono nei vicini di casa musulmani dei preziosi alleati. Il racconto è dell'inviata Lucia Goracci. È una storia di moschee e sinagoghe fianco a fianco. E quando la stella ebraica di David viene imposta a marchio di diversità e vergogna dai nazisti agli ebrei di Sarajevo, una storia di veli islamici venuti a proteggere. Zeynep Hardaga, musulmana, era una vicina di casa dell'ebrea Rivka Kabilio, racconta lo storico Eli Tauber. E all'inizio della guerra, questa è la principale strada di Sarajevo, continuavano ad andare a passeggio insieme come se niente fosse. La Hardaga, col suo velo, copriva il braccio della Kabilio, così la stella di David non si vedeva. E davvero neanche si capisce che è un'ebrea. A noi ebrei passeggiare in centro fu subito vietato. Zeynep Hardaga e Kabilio li nascose e li salvò. Sarà la prima musulmana a ricevere il titolo di giusto tra le nazioni dal memoriale Yad Vashem di Gerusalemme. Non la sola. Sono 55 i giusti tra le nazioni bosniaci allo Yad Vashem. La metà sono musulmani. Sono io e la grande mia sorella. Laura Papo ha 2 anni quando nel 1941 i nazisti e le milizie ustascia croate occupano Sarajevo, la Gerusalemme d'Europa. Si salveranno solo loro con la madre che viaggiò in treno sotto un velo, anche lei, e falsa identità, nascondendosi sino alla fine della guerra da una famiglia di musulmani in Montenegro. L'antica comunità di Sarajevo non ebbe analoga sorte. Dei 14.000 ebrei di Bosnia, solo 2.000 sopravvissero.